Si è asciugato bene? Sì, sembra proprio di sì. Procediamo? Mai. Allora? Cosa? Maschio o femmina? Avete avuto risultati? Femmina. Che bello! Sono proprio felice per te. Speriamo ti somigli. E il papà? Contento? Scommetto che voleva un maschietto. No, in realtà... Luci, non ci posso credere, non gliel'hai ancora detto. Ah, ho capito, vuoi fargli una sorpresa. Senti, Anna, io per questo motivo forse non, tra un po' non potrò più venire. E perché, scusa? Beh, sai, tante cose a cui badare, poi con la bimba in arrivo. E vabbè, ma mica è un lavoro a rischio. No, no, è che... Madonna mia, Lucia, devo sempre toglierti le parole da bocca. Non sono una gran chiacchierona, sai. Lo so. E quindi? E quindi, tra pannolini, panni, visite, troppe distrazioni. Ho capito. Ti sei stufata. Ti sei stufata di questo lavoro? No. No, l'ho scelto io e poi mi piace tantissimo, figuriamoci. Anzi, è proprio grazie a questo che posso uscire di casa, incontrare... persone. Esatto. E poi è l'unica cosa che so fare. E me? E allora? E vuoi dire perché lo vuoi lasciare? Ma non è che voglio, è che... Sì? Sono occupata? No, adesso non posso. Non faccio tardi. Ok. Ciao. Quello? Ancora il gatto? No, è l'ultima ceretta a una cliente. Vedi le distrazioni? Ultimamente ti distrai spesso. Anna, io... Luca, sono occupata. Sono con una cliente. Sì, tranquillo. Ho quasi finito. Ok, ciao. Oddio, Anna, scusami, non volevo. Vabbè, Lucia, non fa niente. Scusami. Non fa niente. Scusami, non l'ho fatto apposta. Stai tranquilla. Dai, poi che pulisco tutto. Ma non, signore, pulisco io, dai. Sono tutto abbassato, dai. Ecco qua, si leva. Non ti preoccupare. Oddio, è tardi, devo scappare. Tanto abbiamo finito, no? Sì. Sì. Grazie. Ti accompagno? No, non c'è bisogno, tanto la strada la conosco ormai, sono di casa. Vabbè, allora ci vediamo lunedì. Sì, certo, lunedì. Ciao. Ciao. Paziente Lucia Formisano, terzo incontro. Lucia ha ancora difficoltà nel parlare apertamente delle violenze subite dal marito. Prova quasi un senso di vergogna e per questo continua a inventare scuse per giustificare le lesioni. Ha evidentemente paura per sé e per la bambina, ma non ha ancora trovato il coraggio di denunciare il suo compagno. A questo punto io continuo la terapia, cercando di farla sentire in un ambiente protetto, amichevole, ma soprattutto tranquillo. Scusa, ho dimenticato... Thank you.
Thank you.